Salve amici di Vista Sto Pacento, risiamo nuovamente qui oggi per presentarvi una arma lunga. A differenza appunto delle altre volte, praticamente oggi si tratta di una carabina ad otturatore, precisamente di una Savage R93-17, camerata in 17 HMR. Innanzitutto vorrei fare una piccola introduzione su quello che è, se il mio operatore praticamente mi consente di zoomare qui, sulle cartucce di cui stiamo parlando. Questa qua è un 17 HMR, è un calibro abbastanza nuovo e che è stato praticamente introdotto circa nel 2002. Si tratta di una cartuccia, cioè praticamente di un 22 Magnum, che praticamente collettato, vedete, il cui il colletto ha forma di bottiglia, per ospitare un calibro 4,5, che è appunto questo qua. E vi faccio vedere qual è la differenza fra un 22 LR e un 17 HMR, quindi praticamente, come potete vedere, questo è il bossolo di un 22 Magnum che viene praticamente collettato appunto a 17 HMR. E questo calibro, appunto, come vi dicevo, è stato introdotto nel 2002 tramite praticamente una collaborazione tra Marlin, Ruger e che praticamente hanno diciamo messo a disposizione le loro armi per poter essere camerate in questo calibro e appunto Ornadi. Nel 2004 già si cominciano praticamente a vedere quindi sul mercato delle praticamente delle cartucce, quindi si comincia praticamente ad ampliare la gamma che sono delle cartucce in questo calibro ad opera delle appunto delle più famose fabbriche di munizione, quindi come la CC, come la Remington e come la Hornady. Quindi vengono praticamente messe, diciamo, vengono appunto ampliate sul mercato quelle che sono diciamo le Tippet, che sono queste qua, poi ci sono le Hollow Point e quindi praticamente appunto delle grammature diverse che vanno dai 15,5 ai 17 ai 20 grani. Inoltre, appunto, bisogna dire che in questo calibro vengono a poco viene, diciamo, introdotto delle nuove armi, quali praticamente camerate appunto in questo calibro qui. Quale i revolver, poi ci sono praticamente fucili a leva oppure fucili a pompa, e quindi insomma sì, diciamo questo calibro, questi tipi di armi vanno praticamente avanti e si evolvono sempre di più. Il calibro di per sé stesso è stato diciamo introdotto per quelle che sono i varamint. Cioè dire, varmint sarebbe la caccia agli animali nocivi, quali potrebbero essere le volpi, le marmotte e questo tipo appunto di animali che diciamo, procurano più che altro danni a quella che è diciamo, alla nostra natura. Inoltre bisogna appunto praticamente dire, che è una cosa molto importante, che questo calibro è un calibro molto veloce, un calibro abbastanza rasante. Infatti si parla praticamente di 700 metri al secondo, vale a dire circa 2800 km/h. Innanzitutto andiamo appunto a parlare nello specifico della nostra arma. L'arma praticamente è come già detto in precedenza, è un fucile ad otturatore, vedete, che è appunto è costruito dalla ditta Savage
A questo proposito qua io vorrei appunto andare a parlare di quelle che sono le caratteristiche tecniche di quest'arma. Innanzitutto abbiamo una calciatura in legno laminato, satinato e di colore naturale. La canna, che è praticamente in acciaio in carbonio, opaco e ha una brunitura e una filettatura, come vedete qui. Poi praticamente può essere diciamo, adattato o un freno di bocca oppure un silenziatore dove, nei paesi appunto in cui questo è consentito. Il peso è circa di, quindi abbiamo un grado di recatura della canna da 1 a 9, il peso di 3,175 kg, una lunghezza totale dell'arma di 102,23 kg, una lunghezza della canna di 52,34 e una capacità del caricatore che vengono forniti appunto, è stato solamente fornito uno, quindi ne ho comprato un altro, un caricatore da 5 colpi. Eventualmente potrebbero anche esistere degli aftermarket di 10 colpi, ma fino adesso non l'ho trovato, ho trovato solamente quella per appunto da 5 colpi, invece per 10 colpi sono solamente in 22 long rifle. Il peso dello scatto è di 1,17 kg su 10 pesate, che è stato fatto appunto in armeria con una bilancia pesa scatti dell'Olayman. Ha un AQ trigger. Significa che ha uno scatto regolabile a seconda appunto del tipo di uso che ne facciamo, sia potrebbe essere sia da diciamo da bench rest, quindi da tiro da seduto, oppure per un uso di tipo caccia, quindi andremo diciamo a regolare lo scatto come ci piace meglio. E per quanto riguarda le mire, invece non vengono appunto non ha quest'arma delle mire di tipo metallo, che cose, e al momento abbiamo una ottica della Bushnell, che praticamente risulta essere 3 3x9 e 40. Un'altra cosa molto, molto importante da dire è appunto che questo tipo di arma è un'arma che dà delle grosse soddisfazioni soprattutto diciamo, a long range, significa a lunghe distanze, anche diciamo che fino a 150 yard sanno essere abbastanza letali, e con anche gittate che arrivano fino ai 180 yard, e che comunque appunto lì non è stato verificato se è letale o meno, ma comunque riescono a raggiungere queste velocità. Che dire inoltre? Io dell'arma sono stato molto soddisfatto e vi invito a vedere il mio video dove appunto si tratta di un range review dove appunto l'arma viene provata al poligono. Naturalmente le distanze non sono quelle di cui abbiamo parlato, non sono i 140 yard di cui abbiamo parlato prima. Però vi posso assicurare che a 25-30 metri riescono a fare dei gruppi abbastanza molto stretti. E quindi appunto vi dicevo che dell'arma io ne sono stato molto contento. Eccoci di nuovo qui, vi faccio vedere molto velocemente come appunto si esegue uno smontaggio da pulizia dell'arma. E, come dicevo prima,
L'arma arriva con un caricatore solo, io appunto ne ho dovuto comprare un altro. E, a livello, diciamo, di caricare, appunto questo tipo di arma sicuramente ci scordiamo il discorso, diciamo, di ricaricamento di carattere tattico. Ha delle difficoltà, infatti, di inserire il caricatore, perché dobbiamo andare a tirare giù questa levetta che altrimenti non ci consentirebbe appunto di inserire il nostro caricatore. Vedete, questo adesso è scarico, ecco, è adesso entrato. E anche per quanto riguarda l'estrazione del caricatore stesso, è difficile se non abbassiamo questa levetta qui. Per quanto riguarda appunto lo smontaggio, è facilissimo, si va a tirare l'otturatore, quindi si va a togliere la nostra sicura e a pigiare sul grilletto l'otturatore viene via. Quindi praticamente si va ad agire con una bacchetta, quindi si va a pulire la nostra canna. Dimenticavo inoltre di dire e dimensionare che sulla nostra arma può essere aggiunto anche un bipiede, quindi può essere montato sia per quanto riguarda appunto per fare del bench rest, sia per anche per l'uso caccia, dove appunto è sempre dove è consentito. E niente, che dire, io vi ringrazio nuovamente di aver appunto visto questo video, e vi invito a iscrivervi al canale e a condividere e a commentare appunto e anche a dirlo ai vostri amici che esiste questo canale e che appunto che potete in qualsiasi momento sottoscrivere. Vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona giornata. Alla prossima.